La sfida futura è quella di attuare metodi di prevenzione e di profilassi, in modo che chiudiamo questo capitolo a 360 gradi, quindi valutare le abitudini di vita dei pazienti, anche il tenore dietetico sono alla base per marginalizzare tutta l'attività chirurgica, anche se a nostro malgrado, perché noi siamo urologi, facciamo questo mestiere. Certamente i costi sociali sono molto elevati, sul costo sociale non si sa molto in Italia, ma neanche negli Stati Uniti d'America, dove la ricerca è molto fiorente. Quindi noi ci dobbiamo basare su individuare le cause specifiche nella formazione dei calcoli renali. Noi non sappiamo come mai in un nucleo familiare una persona forma calcoli e magari la moglie, il padre, la madre non lo formano, perché si forma a destra e non a sinistra. Ecco, queste cose ci sfuggono, quindi andare a mirare le cause significa anche ridurre l'incidenza della malattia e quindi abbattere i costi sociali e migliorare la qualità di vita. Questi studi già hanno dato qualche sorpresa rispetto al discorso delle acque, rispetto al discorso della temperatura. Può cambiare anche la panoramica delle conoscenze che voi già avete? Certamente, e questo è un occhio particolare che va dato all'ambiente, perché si è visto che l'ambiente certamente influisce nel determinismo della malattia. Il Lancet, un articolo del novembre del 2009, ci dice proprio che il riscaldamento della terra comporterà un aumento di incidenza della calcolosi. Una persona su 10 si ammalerà certamente di calcolosi renale. Negli studi fatti dal CNR si è vista addirittura la presenza di piombo nella formazione dei calcoli, quindi l'ambiente e elementi nocivi sono molto importanti nella valutazione della malattia, e quindi questa è la sfida futura.